Prego, grazie Presidente, vorrei ringraziare anche il relatore Mantero, la Presidente Moronese e i sottosegretari Gava e Sant'Angelo, con i quali abbiamo condiviso passo passo in queste settimane il percorso che ci ha portato in aula oggi. Quando come maggioranza, insieme ai capigruppo Romeo e Patuanelli, abbiamo scelto per la 13ª Commissione come primo provvedimento da esaminare quello sulle isole minori, la scelta magari sarà sembrata a qualcuno degli altri partiti o degli addetti ai lavori una scelta singolare, soprattutto per la Lega. E vorrei qui ringraziare tutti i colleghi che in ogni commissione che ha esaminato il provvedimento l'hanno fatto con spirito di partecipazione e di condivisione a quest'atto. Ebbene, questa scelta in particolare da parte della Lega è la dimostrazione che quanto affermato in campagna elettorale da Matteo Salvini non era semplicemente uno slogan, ma era un impegno di governo. L'Italia si salva tutta insieme, da nord a sud, dalle Alpi alla Sicilia. E l'Italia, tutta l'Italia è costellata di tantissime isole marine, lagunari, lacustri. Potrebbe sembrare un ossimoro, ma sono proprio le condizioni di vita degli italiani che vivono nelle isole a essere un po' un ponte fra le varie realtà del nostro paese. E allora è con questo spirito e con questa consapevolezza che abbiamo avviato un lavoro intenso, fatto di disegni di legge presentati da più gruppi, da una serie di audizioni e da un serrato confronto con il governo. Ebbene, però è un percorso che è durato alcune settimane in questa legislatura, ma che in realtà è la punta dell'iceberg di un percorso lungo anni, decenni, ci è stato ricordato, fatto di grandi aspettative e grandi delusioni, di iniziative lodevoli, ma che solo oggi arrivano a essere un atto concreto, un atto di concreto che sarà approvato da quest'Aula. Tutti noi, almeno una volta nella nostra vita, abbiamo sentito e magari utilizzato l'espressione isola felice per riferirci a un luogo nel quale vale la pena di vivere, e probabilmente a ciascun abitante isolano, se rivolgessimo questa domanda, direbbe sì, la mia è un'isola felice, però sicuramente direbbe è un'isola felice ma è anche un'isola isolata, permettetemelo. È un'isola isolata, l'isola italiana di per sé, tanto che sia maggiore o minore, non solo materialmente, ma anche perché di fatto ci si ricorda marginalmente nelle leggi e persino nell'emergenza. Più volte è stata citata Ischia, non voglio riaprire polemiche di questa mattina, ma che si sia dovuto aspettare mesi per risolvere il problema del commissario anche dopo un evento sismico la dice lunga su quale considerazione sul piano legislativo le isole abbiano avuto fino a oggi dal nostro Parlamento. Quella che approviamo oggi è una legge quadro, è una legge quadro che parla del quotidiano, di problemi che qualsiasi di noi vivrebbe se si dovesse trasferire in un'isola, di sanità, di istruzione, di trasporti, di infrastrutture, ma anche di sociale, di sport. Bene, parla di quotidianità e di presente, ma getta anche le basi per poter parlare di speranza e di futuro. E lo fa, badate bene, lo ricordava nel suo intervento la collega Pergreffi, nel rispetto delle comunità, perché è una legge che fissa obiettivi, che fornisce strumenti, ma che lascia ai comuni la scelta delle priorità da perseguire per il bene dei propri cittadini. E allora mi corre l'obbligo di rispondere alla provocazione strumentale della collega Papateu.
non ci sono isole maggiori o minori per dimensioni, ci sono delle isole che si sono definite tali, che addirittura ritengono la loro dimensione volendo una ricchezza, tanto da farne un marchio di promozione. È per questo che abbiamo mantenuto la definizione che quelle isole hanno dato a se stesse e non ci siamo permessi di modificarla con una forzatura. E vorrei rispondere anche al collega Floris. Gli vorrei dire di non fare un po' come la volpe e l'uva, anche se poi di uve e vini nelle nostre isole ce ne sono di buonissimi, dal passito di Pantelleria, ma si potrebbe pensare a Sant'Erasmo, all'Elba, a Ischia. E allora, cioè, inseguiamo sempre l'Europa. Beh, io lo ritengo un vanto che sia l'Italia la prima nazione d'Europa a dotarsi di una legge dedicata all'insularità e potrebbe essere uno stimolo per gli altri paesi. Il contributo della Lega ovviamente non si è limitato alla scelta del tema, come non si limita al voto favorevole che daremo fra poco. È stata un'adesione convinta a un percorso che ci ha portato a depositare un nostro disegno di legge, il 757, che si ritrova a pieno nel testo che arriva in aula, così come emendato in commissione, e che reca la firma di tutti i senatori della Lega che nel proprio collegio elettorale annoverano isole marine, lagunari e lacustri. E lo fanno perché, questo lo rivendichiamo, l'hanno ricordato sia il collega Arrigoni che la collega Pergreffi, l'ha riconosciuto anche il collega Ferrazzi, è la prima legge, la nostra, che prende in considerazione anche le isole lagunari e lacustri. Ovviamente non ci siamo limitati ad aumentare la platea dei soggetti che possono accedere alla legge. Abbiamo voluto che questa legge non fosse di mero sostegno o peggio d'assistenzialismo, ma fosse una legge in grado di valorizzare e sviluppare le eccellenze delle isole. E entro nel merito solo di tre articoli che il collega Ferrazzi ha richiamato, l'articolo 8, l'articolo 9 e l'articolo 10 della legge, che riguardano rispettivamente il censimento del patrimonio storico, artistico, archeologico e monumentale, l'articolo 8, il censimento delle manifestazioni culturali, musicali, religiose, storiche e turistiche, l'articolo 9, e la valorizzazione delle piccole produzioni locali, l'articolo 10. Il collega Ferrazzi ritiene che questi articoli siano poco più che un riconoscimento formale. Non è così, evidentemente gli è sfuggito, ma l'articolo 9 stabilisce che comuni, regioni e ministeri debbano stabilire dei criteri premiali per le manifestazioni di cui all'articolo 9. E ancor più l'articolo 10 parla di piccole produzioni locali alle quali la Lega ha dedicato l'atto Senato 728 a prima firma del collega Vallardi, che è già incardinato in Commissione Agricoltura, a dimostrazione che non è un manifesto il nostro, ma una visione complessiva di quello che si può fare con le eccellenze italiane e le eccellenze anche isolane. Si poteva fare meglio, certo, si può sempre fare meglio, è stato detto si poteva fare meglio sulla sanità, sulle scuole, sui tribunali, tutto vero. Si può fare meglio ora che qualcosa c'è, ora che un testo sarà licenziato dal Senato e sarà magari possibile migliorarlo. Certo, mi corre l'obbligo di prendere atto che il PD è particolarmente sfortunato, perché tutte le soluzioni la trovate ora che siede sui banchi dell'opposizione, tutte le soluzioni a quei problemi che da forza di governo non ha saputo risolvere. E allora si potevano fare tante cose, è vero, ma col rischio di non farne nessuna. Noi abbiamo preferito stare sul concreto, anche perché è una legge quadro e non una legge, un libro dei sogni. Concludo prendendo atto che Ulisse, per arrivare a Itaca, ci ha messo 10 anni. Ebbene, ce l'hanno ricordato altri relatori, ci sono voluti 22 anni
dalla prima legge dedicata alle isole per essere qui oggi. Ci sono voluti 32 anni da quando i comuni delle isole minori marine si sono costituiti in associazioni. Ce ne sono voluti 70 da quando quei principi della Costituzione sono entrati in vigore. Ebbene, oggi la legge sulle isole entra in porto. Grazie. Grazie senatore Briziarelli, è iscritta a parlare la senatrice Tiraboschi e ne ha facoltà.